Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 32. Quando ad un certo punto sentii delle urla provenire dalla piscina, corsi come un disperato a vedere che cosa stava succedendo. Vidi una sagoma sotto l'acqua che stava trascinando giù mia figlia. Mi buttai in acqua e feci scappare questa cosa, o almeno credo. Ad un certo punto vidi Kelly sospesa in aria, in una frazione di secondo. Vidi che qualcosa la stava sbattendo al suolo, cainava, stava soffrendo. Uscii subito dall'acqua e cercai di prenderla, ma fu inutile. Questa cosa lanciò Kelly non so dove. Mi misi a piangere come un pazzo, non ci credevo. Kelly! No! No! Papi, dov'è finita Kelly? Disse Sara piangendo pure lei. Non lo so, piccola, aiutami! Mi abbracciò e subito dopo mi abbracciò pure Est. Piangevo, piangevo e piangevo. Entrammo tutti a casa, compresi i cani. Io andai a dormire.